Buongiorno a tutti, sono Stefano Bertifoppa, direttore della rivista 01. Oggi parliamo di digital business e storage, diciamo, e rapporto tra quello che è un'evoluzione dei modelli di business in chiave digitale e il ruolo che i sistemi storage, ma diciamo una flessibilizzazione più generale dei sistemi informativi, può avere oggi come capacità di rispondere a quelle che sono le variabili competitive di impresa. Qui con noi oggi abbiamo, e ringrazio, Data Group nella persona del dottor Luciano Bruno, che è Sales Director Data Group ICT Network, e IBM con la dottoressa Patrizia Guaitani, che è SDI Software and Flash Sales Manager. Ringrazio anche Stefano Mainetti, che è co-direttore scientifico dell'Osservatorio Cloud e ICT as a Service della School of Management del Politecnico di Milano. E con Stefano noi apriremo appunto questa ora che ci vedrà insieme a discutere di questa tematica interessante che ha un profilo sicuramente di carattere tecnologico, ma un fortissimo ribaltamento sul piano della capacità dei sistemi informativi di riuscire a dare delle risposte efficaci appunto alle variabili organizzative e competitive. Molto velocemente l'agenda, dopo un mio breve benvenuto e introduzione di pochi minuti, sarà appunto compito di Stefano Mainetti, darci quelli che sono gli elementi di riflessione, di tendenza e di scenario, no? Rispetto appunto a questa evoluzione tecnologica da un lato, ma anche nell'analisi del rapporto che esiste tra capacità, prestazione dei sistemi storage e flessibilizzazione infrastrutturale che oggi è sempre più richiesta ai sistemi informativi in contesti molto veloci in termini di cambiamento e di complessità. Dopo l'intervento di Stefano sarà la volta di Patrizia e di Luciano che ci daranno più che la loro vision, diciamo una prospettiva anche in un confronto aperto, il meno ingessato possibile, ci siamo accordati in cui noi potremo anche approfondire alcuni elementi che emergeranno dalle loro riflessioni, dalle naturalmente diverse prospettive di soggetti che da un lato erogano tecnologia, sviluppano tecnologia, hanno la possibilità di capire anche da un punto di vista di prospettive quelli che sono gli indirizzi tecnologici principali e dal punto di vista di chi come Data Group ha poi il compito di implementare, capire la complessità, capire quelle che sono poi le specificità appunto implementative di questi sistemi all'interno delle diverse realtà. La parte finale di questo incontro vedrà, e vi invito fin da subito a essere attivi perché è un'occasione, credo, interessante di confronto rispetto a queste problematiche, a partecipare via chat mandandoci le vostre domande che noi poi sottoporremo ai nostri ospiti per riuscire a darvi delle risposte efficaci rispetto a qualsiasi tipo di curiosità in merito a questo tema voi oggi abbiate. Allora, come dicevo, due parole su questa tematica da un punto di vista di come 01 sta in qualche modo cercando di contestualizzarla e interpretarla. Dobbiamo partire da quello che oggi sappiamo uno dei temi forti, o comunque di cui si parla molto, legato al concetto di trasformazione digitale, no? Digital transformation di che cosa? Dei modelli di business di impresa e della capacità di un'impresa di erogare servizi nuovi a base digitale e prodotti che di fatto vengono contestualizzati all'interno di servizi che sviluppano la possibilità di essere recepiti come prodotti innovativi. Questo discorso che oggi vede l'arrivo di molte start-up vede senz'altro una trasformazione importante in termini di accelerazione e cambiamento dei soggetti di riferimento nei vari comparti e la possibilità di innovare appunto prodotti e servizi, ha un fortissimo ribaltamento nella infrastruttura tecnologica di impresa. Noi oggi abbiamo tematiche legate alla velocità, all'ingresso di nuovi competitor nei settori, ma di fatto quello che è alla base importante di questi cambiamenti è il tema del dato e dell'informazione, da cui partono molte delle riflessioni che le aziende stanno facendo per interpretare la complessità e per erogare nuovi servizi. Il dato e le informazioni ha di per sé, nell'ambito di un sistema informativo che deve essere flessibilizzato, il tema dello storage come uno dei punti di riferimento. Ma lo storage oggi sappiamo che è sempre meno
un warehouse di dati, un magazzino di archiviazione di dati. È un soggetto, diciamo, è una tecnologia, è una parte, come dire, intelligente, proattiva e dinamica di una ridistribuzione di contenuti, di una capacità di rapidamente indirizzarli a quelli che sono i profili di utilizzo, i cluster di utenti che devono usarli, la gestione complessa ma imprescindibile di tipologie differenti, strutturate e non strutturate di dati, il tutto in una tematica di sicurezza. Ecco, questo avviene perché? Perché, lo faremo, lo considereremo anche all'interno delle presentazioni, oggi ha senso parlare di bimodalità nello sviluppo dei sistemi informativi, cioè una dimensione di carattere evolutivo infrastrutturale da un lato, in cui i sistemi informativi devono riuscire a capire quello che è il loro passo evolutivo, l'identificazione dei pillars di riferimento, no? Gli open standard, tematiche di software defined, un percorso verso l'hybrid cloud, un hybrid IT più in generale da dover gestire, quindi gli elementi di flessibilizzazione del percorso evolutivo di tipo infrastrutturale, con un passo, come dice Gartner, da maratoneta, e un altro passo, che oggi però tratteremo in modo marginale ma strettamente collegato, più di tipo strategico di vicinanza al business, quindi la capacità interpretativa di quelle che sono le esigenze delle controparti business all'interno dell'azienda e quindi necessità di avere nuove competenze e una vista, come dire, più di orchestrazione da parte dei sistemi informativi. Oggi ci orientiamo all'interno di questo tema del valore dei sistemi flash in ambito storage su quelli che sono i pillars strategici di questa evoluzione infrastrutturale dei sistemi informativi. Però, per andare nel dettaglio, Stefano, lascio la parola a te che hai proprio il compito di darci le linee guida evolutive di questo contesto architetturale. Bene, buongiorno a tutti, grazie Stefano, grazie IBM Data Group per l'opportunità di fare un quadro su questo tema, il tema dello storage che sta effettivamente diventando sempre più interessante per le imprese. Per chi mi segue sa, sono direttore dell'Osservatorio su Cloud Computing, quindi seguo l'evoluzione delle infrastrutture in impresa, ma contemporaneamente nell'ambito di tutti gli osservatori della School of Management sulla trasformazione digitale c'è un osservatorio che sta diventando sempre più interessante, che è quello su Big Data. Contemporaneamente le imprese si trovano a far fronte con una trasformazione del business e la sfida vera è quella di passare dal gestire dati a invece estrapolare informazioni per prendere decisioni in tempo rapido. Capite quindi quanto oggi è importante affrontare bene il tema dello storage. Nella mia presentazione ho voluto proprio introdurre con una slide iniziale, non mi sta andando clicker. Un attimo, abbiamo un problema tecnico. Ecco, benissimo, allora mi chiedo di cambiare slide direttamente dalla regia. Allora, un primo elemento che è impressionante, se ci fermiamo un secondo e pensiamo che in un minuto si sta stiamo mandando e spedendo tra di noi più di 200.000 email, vengono caricati, vengono fatti upload di più di 120 video e 342.000 tweet e così via. Quindi in un solo minuto internet sta trasformando in modo significativo il proprio profilo, il proprio modo di essere. Oggi internet contiene 1,2 petabyte di dati, stiamo parlando quindi di 1,2 milioni di terabyte. Insomma, siamo decisamente nel mondo delle informazioni e pensate, in 2 anni andremo a ricreare tutta la quantità di dati che abbiamo creato nella nostra storia. È ovvio che tutti questi dati sono un patrimonio enorme, c'è cioè un primo problema gestirli, un secondo problema renderli accessibili, un terzo problema, ma quello fondamentale, quello che motiverà tutti i budget su cui si investe, è quello di trasformarli in informazioni, in incapacità di prendere decisioni d'impresa. E in questa slide le informazioni che vedete, i dati che ci sono tutti dati disponibili in internet, quindi si sta parlando di dati che non stanno più confinati all'interno del sistema informativo aziendale, non stanno più solo lì, ma che vanno comunque confrontati, integrati con tutto ciò che accade in internet. L'impresa non vive in una monade a sé stante, ma ovviamente coopera con altre imprese, coopera con i propri clienti e le informazioni, queste informazioni diventano strategiche per definire il proprio modello di business.
Bene, allora, detto questo e quindi facendo capire qual è la pressione sull'argomento, proviamo a vedere se questi dati sono solo dati che usano gli analisti di mercato quando vogliono un po' connotare il fenomeno internet o se hanno già un impatto significativo nel business delle imprese, in questo caso le imprese italiane. Ecco, un primo dato che riporto dall'osservatorio dei Big Data che ha appena avuto l'evento finale, quindi sono dati freschissimi, l'evento è stato a dicembre in questo mese, è anche il mercato italiano del Advanced Analytics, Business Intelligence e Big Data, vedete, è un mercato che inizia ad avvicinarsi al miliardo di euro. Stiamo parlando di 790 milioni investiti, adesso vedremo anche cosa. E una prima informazione, anche in Italia, vedete che quel tema BI tradizionale, che è ben indirizzato, vedete il verde, la percentuale di verde, rosso vuol dire che non ci sono progetti, la percentuale di verde vuol dire che i progetti sono in utilizzo. Ecco, vedete che sulla BI oggi praticamente la totalità delle grandi imprese che noi andiamo a analizzare ha progetti in esercizio, quindi è un tema che sta comunque raccogliendo un'importante capacità di investimento, vedete i dati di crescita, parliamo comunque di una crescita sul 2013 complessiva dell'ordine del 14%, un tema che si integra con la parte emergente, la parte su Big Data. Stiamo parlando di un peso relativo del 16% su quei 790 milioni, vedete che il mix, il verde, la percentuale di verde è decisamente minore, quindi siamo in questo momento ancora in una fase iniziale di diffusione, ma insomma quel tema di integrare dati dall'interno con l'esterno dell'impresa, quel tema di scalare rapidamente, di essere agili sul business per poter trarre informazioni e prendere decisioni, inizia ad essere molto interessante anche per il mercato italiano. Si cresce a due cifre, quando si cresce a due cifre, più 14%, è sicuramente un tema che chi fa infrastrutture lo deve interpretare e indirizzare. Qual è il rischio? Il rischio è di non essere capace di supportare la richiesta di business con delle infrastrutture che diventano il limite per l'evoluzione successiva, oppure diventano non più capaci di garantire le performance richieste. Questo è il tema attuale. Proviamo a entrare nel merito, ma è proprio vero che dobbiamo lavorare così tanto sulle tecnologie di storage? È bello, se approfondiamo, andiamo oltre la cifra, andiamo a vedere i progetti, già ci accorgiamo che è vero sì, perché guardate la tipologia dei dati e le origini. La tipologia di dati da strutturato inizia a essere anche destrutturato, si parla di 17% di incidenza dei dati destrutturati, che sono quindi dati più difficili da analizzare, non li troviamo per definizione in un DBMS, non è facile farci delle query sopra. E poi guardate interno e esterno, di nuovo ritroviamo lo stesso peso relativo, quindi stiamo parlando di un 16% di dati che arrivano dall'esterno dell'impresa. Insomma, la tradizionale BI inizia a diventare Advanced Analytics, inizia a diventare integrata con dati destrutturati e con l'esterno dell'impresa. I tassi di crescita, tra l'altro, di questo volume dei dati è un volume crescente. Vedete, sui dati strutturati una crescita del 21% e sui dati destrutturati una crescita del 30%. Quindi quella crescita tumultuosa di internet non risparmia le imprese. Anche le imprese si trovano a dover gestire moli di dati che crescono dell'ordine del 20-30%. Insomma, ogni anno ci troveremo ad aver bisogno di più spazio storage. Infine, un ultimo dato, la velocità, la frequenza di analisi. Se la tradizionale BI, il data warehouse, la tradizionale BI poteva avere un clock, poteva essere mensile, settimanale, una volta al giorno, vedete che crescono del 270% le frequenze di analisi che superano la frequenza giornaliera, quindi più di una volta a giorno. E allora qui, no, alla fine arriveremo e introdurrò il tema del ruolo che ricoprono le tecnologie flash in quest'ambito. Insomma, ci sono dei dati che devono essere gestiti con una frequenza che ci spiazza perché non siamo abituati. Il clock d'impresa, delle infrastrutture d'impresa, non è sufficientemente frequente quanto il clock che oggi il business ci chiede nel gestire i dati. Bene, allora, detto queste, che sono poi i pilastri con cui affrontare il tema, vediamo cosa accade alle infrastrutture dell'impresa. Le infrastrutture d'impresa ovviamente sono state condotte e gestite nel modo di essere più agili possibili. Quindi cosa si è fatto? Beh, per le tecnologie server abbiamo avuto tempo, no? Siamo passati dalle macchine fisiche alle macchine virtuali, è 10 anni che facciamo virtualizzazione. Prevalentemente l'abbiamo fatta
fatta per consolidare, per contenere costi unitari, perché è 10 anni, forse più, che si contrae la spesa informatica italiana, purtroppo, perché abbiamo accumulato un gap importante che va colmato per forza. E quando ci si chiede di fare più con meno, uno dei modi più intelligenti è quello di fare efficienza, quindi riuscire a gestire i server in modo virtuale per poterli consolidare, insomma, un virtual data center. Il passo successivo, che è il passo più frequente fatto in questi anni, è quello di gestire le risorse virtuali in modo automatizzato, un nuovo modo per fare efficienza. Insomma, un percorso verso l'efficienza che abbiamo fatto in una decina d'anni. Siamo arrivati, nei migliori casi, ad avere la gestione di server automatizzati e quindi ad essere capaci di fare con delle procedure diverse da quelle tradizionali, attraverso degli hypervisors, dell'efficienza sulla risorsa computazionale. Ma il punto d'arrivo, beh, qui ci ha aiutato in modo importante, o ci ha scompaginato in modo importante, cloud computing. Il punto d'arrivo è di riuscire a dare quell'elasticità alle nostre infrastrutture che i mega vendor dei ICT oggi mettono a disposizione con il paradigma dell'infrastructure as a service nel cloud pubblico. Oggi è possibile per le imprese accedere a delle risorse gestite in modo unattended, completamente automatizzato, elastiche, scalabile e con costi unitari interessanti, competitivi. E questo è diventato il confronto naturale di chi gestisce le infrastrutture in impresa. Insomma, non basta aver fatto il percorso fino alla server automation, bisogna andare avanti. Oggi bisogna essere capaci di gestire un sistema informativo ibrido, potendo quindi far leva con la potenzialità del cloud pubblico, agilità, rapidità, contenimento di costi unitari, verso invece il possesso, il controllo del dato, insomma quel percorso di automazione delle proprie infrastrutture che per problemi di compliance, problemi di normativa o comunque per volontà di controllo di un'impresa sono e devono restare on-premise, ma devono essere gestiti con la stessa elasticità. Questo è quanto oggi si è alzata l'asticella. Capite che delle tecnologie di server su cui 10 anni ci lavoriamo, siamo riusciti sulla capacità computazionale andare in quella direzione e guardate, l'abbiamo fatto negli ultimi anni grazie anche alla parola cloud computing, cioè il fatto che cloud ci ha dato la possibilità di approvvigionarci di quei servizi da cloud pubblico. In questa slide vi faccio vedere il market share italiano che misuriamo nell'osservatorio su cloud computing. Ecco, quella spinta che vedete cresce dal 2013 al 2014 del 50%, del 35% tra il 2014 e 2015. Quindi quella spinta importante al cloud pubblico ci ha motivato nel evolvere il percorso infrastrutturale nato. La cloud enabling infrastructure è un investimento che abbiamo fatto, le grandi imprese italiane stanno facendo, abbiamo fatto proprio per far evolvere l'infrastruttura enterprise e per essere compatibile con quel modello di sistema informativo ibrido che abbiamo capito essere top of mind dei decisori aziendali. Stiamo parlando nel 2015 di 1 miliardo di euro. Insomma, in sintesi, un percorso sulle infrastrutture che volutamente o doverosamente è partito in modo concentrato sulle risorse server, contemporaneamente dal mercato, dall'offerta dei mega vendor è diventato disruptive il modello architetturale del cloud computing. Oggi stiamo cercando di unire questi due mondi e ci troviamo ad aver fatto abbastanza bene la parte di virtualizzazione dell'hardware. Ci troviamo a dover avere altre risorse gestite però con lo stesso paradigma, cioè gestite via software e quindi il network, e arriviamo al tema dello storage. Gestire lo storage. E però non abbiamo tutta questa esperienza. Gestire lo storage come risorsa virtuale, con dall'altro lato quella spinta del business che ho evidenziato prima con i dati sull'osservatorio del Big Data. Quindi ci troviamo ad essere, aver accumulato un ritardo nel dover prendere le corrette decisioni infrastrutturali e architetturali sul tema dello storage. Abbiamo fatto esperienza, possiamo far tesoro di questa esperienza fatta nella gestione via software della risorsa server. Stiamo facendola sulle risorse network, ma in modo prepotente oggi le stesse questioni devono essere affrontate per lo storage. Proviamo a pensare cosa è accaduto sul cloud pubblico. Pensiamo che l'anno scorso era molto di moda andare a dire che per lo storage fosse partita sul cloud pubblico the race to zero, cioè una corsa dei mega vendor nell'offrire addirittura spazio di memorizzazione illimitato gratuito a chi si abbonasse ai servizi di consumo di software. Quindi modalità interessanti, addirittura a livello consumer, che dicessero: guarda, se tu mi consumi per servizio, lascia perdere la visione sulle infrastrutture, addirittura questo non costa.
Invece noi tutti conosciamo e sappiamo cosa costa lo storage all'interno delle imprese. Capite che è molto interessante riuscire a coniugare questa doppia spinta. Da un lato, mega vendor che salgono di livello di astrazione, ci astraggono la gestione dei dati, addirittura mascherando i costi interni, e dall'altra parte, dentro l'impresa, una gestione tradizionale che sugli storage è sempre cresciuta a silos. È un'equazione difficile. Abbiamo poco tempo, dobbiamo prendere le giuste scelte. Bene, e come abbiamo provato a dare risposta? È di moda anche questo, Stefano l'ha introdotto nella sua prefazione, ha detto, beh, la via è quella di essere maratonetti sulle infrastrutture e agili sul business, quindi quello che una Gartner, analista di mercato, ha battezzato bimodal IT. Cioè, in realtà ogni bravo manager ha sempre ragionato in questo modo, le infrastrutture devono essere gestite in modo tradizionale e quindi devono essere con una cultura IT-centrica, devono essere affidabili prima di tutto, no? L'interruzione di servizio, se spariscono i dati, immaginate cosa possa succedere a un'impresa e lì non si possono correre rischi, ogni rischio deve essere consapevole, deve essere tutto backuppato e così via, no? La disponibilità del servizio, le performance sono irrinunciabili, quindi questa è la cultura IT-centrica che però oggi mostra al fianco se contemporaneamente non abilita una cultura business centric, che per lo storage vuol dire trasformare tutti quei dati in informazioni che devono essere prese nel momento giusto, nel tempo giusto e sul device giusto, che molte volte sono device mobili e quindi sono smartphone che sono in movimento. E non è veramente base. Pensate alla gestione, il focus, no? Da una parte il paradigma sull'affidabilità e il paradigma di gestione sull'infrastruttura, dall'altra parte invece il focus è sulle informazioni, cioè sul significato dei dati e sull'interpretazione del significato di questi dati. Non è veramente banale, no? La sfida oggi è ripensare lo storage in un'era che abbiamo etichettato come era dell'IT bimodale. Lo abbiamo sempre fatto, non l'abbiamo chiamato così. Perché oggi lo chiamiamo così? Perché oggi è la priorità, cioè l'abbiamo sempre fatto, ma con un ritmo che non è più sufficiente a dare le risposte al business. La vera sfida è farlo rapidamente. E questo siamo riusciti sulle risorse hardware, in particolare sulle risorse di calcolo computazionali, meno sul network, molto meno sullo storage. Quindi questa è la sfida attuale. Non è più in discussione il se farlo, non è più in discussione il quando, va fatto adesso, ma va fatto nel modo giusto. Invece questo sì è in discussione e quando si ha poco tempo diventa complesso prendere delle giuste decisioni. Scusa Stefano, tra l'altro penso che il tema dello storage sia proprio l'elemento discriminante oggi rispetto a questo cambiamento, passami il termine culturale, cioè dare un termine di business centric storage, no? Significa proprio riuscire a capire da un lato come tu possa armonizzare quello che è l'elemento di carattere infrastrutturale da un lato, ma dall'altro lato la comprensione di quelle che sono le corrette esigenze di fruizione del È dato, così. no? Quindi hai proprio uno snodo centrale nello storage, quasi come fosse la metafora della comprensione della nuova complessità, credo, Al punto che si è inventato un'altra etichetta, il data scientist, no? Si sono inventati dei nuovi ruoli in azienda proprio perché la voragine che è aperta è ampia. Se sulle infrastrutture abbiamo comunque una roadmap, capiamo che dobbiamo fare le giuste scelte, bisogna avere dei giusti partner, questo sì, ma comunque vediamo una traiettoria. Dall'altra parte stiamo esplorando addirittura l'ignoto, cioè riuscire ad interpretare dei dati e farli diventare informazioni per avere una capacità di lettura intelligente, anticipatoria, predittiva. Ecco, ci hanno insegnato alcuni mega player dell'e-commerce, ci hanno insegnato che sono capaci di prevedere i nostri bisogni d'acquisto prima ancora che noi siamo andati su quel sito. Quando lo apriamo ci troviamo già esattamente quello che ci serve da comprare. Per Natale ci aiutano tantissimo alcuni di questi vendor che ci danno idee, che sono idee profilate esattamente per chi ha il nostro profilo di consumo, eccetera. Ecco, questa è la sfida. Per far questo occorrono effettivamente delle competenze che non ci sono in impresa, si stanno formando ed ecco che nasce la nuova etichetta, questo data scientist. Io so, dentro la business school del MIPE in particolare, addirittura abbiamo progettato dei corsi particolari ad hoc, il MIPE è la business school del Politecnico di Milano,
per dare una mano a sviluppare questo tipo di competenze. La vera, l'uovo di Colombo, ma come credo che per tutti sia naturale capirlo, è che queste due linee non devono essere contrapposte in impresa, cioè bisogna essere bimodali ma non schizofrenici. Quindi la schizofrenia è una malattia, no? Bisogna essere capaci di coniugare una doppia visione, quindi la multidisciplinarità è il vero valore. Scusa, anche perché emerge chiaramente un rischio proprio nella gestione delle risorse nelle persone, cioè che ci sia un fraintendimento tra una IT di serie A e una IT di E di serie B, serie B, no? bravo. Cioè questo è un Certamente. tema che è emerso anche da incontri che facciamo con le aziende, c'è cioè, proprio un problema di riuscire ad armonizzare e integrare realmente in un flusso continuo e integrato, no? Perché diversamente resta quello innovativo molto più orientato al business, molto più veloce, e quello di governance infrastrutturale che è fermo al palo. Esatto, e sui dati in genere il confine, cioè il modello dei dati, dimensionare e disegnare un database rimane comunque dominio di una cultura informatica. La cultura di business sta sull'informazione, sulla decisione. No, questi due mondi però devono evolversi in modo coerente uno con l'altro, la sfida attuale è quella. Quindi io su questa carta ci sarebbero molte riflessioni, mi fermo qua un attimo, se non a dire che anche per i vendor è una grande sfida, perché proviamo a guardare sourcing, da una parte affidabilità, vendor affermati, qui c'è IBM, quindi vendor affermati, capaci di avere una gestione long term. Contemporaneamente dall'altra parte, ma io guarda, ci sono dei vendor nuovi che hanno sistemi magari che operano nel cloud, che non capisco neanche in che modo, ma sono capaci di darmi delle informazioni. Allora io in modo estemporaneo privilegio un ROI a breve termine. Come può un mega vendor oggi giocare una partita che richiede quindi uno spettro così ampio, no? E so che IBM ha fatto importanti acquisizioni in proposito, sta giocando una partita proprio perché anche loro, anche come vendor, devono essere strabici da un lato, rimanere sul loro core business, sulla loro affidabilità, ma contemporaneamente portare proprio quell'innovazione, quella capacità di coniugare ROI di breve termine. Anche questa è una sfida per chi poi deve giocare la partita sul mercato dell'offerta. Bene, allora proviamo a fare un passo ulteriore, ma d'accordo, questo è il problema, le tecnologie ci aiutano o no? Beh, oggi abbiamo una ulteriore importante freccia nel nostro arco, che è il considerare che non più solo la tecnologia magnetica sugli hard disk di capacità o di performance ci vengono incontro, ma ci vengono incontro anche l'affermarsi delle tecnologie flash. Tecnologie flash che da un lato le conosciamo abbastanza bene per la capacità di avere tempi di risposta superiori, quindi più rapide rispetto a quelle tradizionali magnetiche, e sulle quali quindi dobbiamo ragionare in che modo? Beh, vanno a operare in una fetta fondamentale dello spettro, dove abbiamo bisogno di rapidi tempi di risposta e dove andiamo ad accedere dati in modo più frequente, quindi l'asse verticale, cioè dobbiamo andare a partizionare il nostro patrimonio dati e dobbiamo andare a vedere quelli che consumiamo in modo più frequente. Allora lì io posso con una tecnologia nuova andare a sfruttarla al massimo. Quindi rimangono indispensabili, fondamentali, i tapes e i dischi magnetici nella loro tradizionale gerarchia. Arriva un anello nuovo che si vede abbastanza bene nella prossima slide, eccola qua, che va a coprire quello che era un vuoto, no? Se da un lato avevamo le tecnologie tipiche delle memorie DRAM oppure le varie livelli di memoria cache, che però stavano dentro l'hardware e tipicamente sapevamo erano rapide ma costose, per contro avevamo le tecnologie magnetiche tradizionali, quindi abbiamo visto nastro e magnetiche, e ci troviamo che c'è una zona intermedia in cui abbiamo la possibilità di, utilizzando una tecnologia capace di colmare il gap che rimane tra i due mondi. Quindi è finalmente il ponte che ci permette di unire quello che era la memoria RAM con invece le tecnologie magnetiche tradizionali. Insomma, un'importantissima risposta ecco che volevo anche smarcare prima della questione il fatto ma le tecnologie flash sono costose. Beh, qui vedete che si collocano in realtà in una continuità offrono dei benefici e sono in una zona di far pagare correttamente il prezzo di quei benefici. Quindi non sono tecnologie costose per definizione, sono tecnologie che si collocano a coprire un gap che oggi rimaneva sul mercato. Certo, bene. Allora io chiedo alla regia di cominciamo a fare questo poll molto veloce per riuscire a capire rispetto già a questo tema dello storage, della centralità dello storage, se nella percezione delle aziende
Questo si traduce poi in un aumento del budget destinato alla modernizzazione delle infrastrutture storage, perché sarebbe interessante capire dalla vostra percezione, dalla vostra prospettiva, che cosa ci aspetta nel 2016 rispetto a questo tema, no? Quindi provate a fare una votazione, poi le commentiamo velocemente, vi lascio un po' di tempo a disposizione, magari Andrea ci dici tu in quanto... fisiologicamente lasciamo il tempo alle persone per votare, però intanto Patrizia era interessante anche quello che aveva detto prima Stefano, perché poi magari non abbiamo il tempo di affrontarlo sul cambiamento di pelle, no, dei vendor oggi rispetto a queste, esatto, tematiche, no? Quindi sarebbe anche carino dal vostro punto di osservazione qual è la sofferenza del percorso di cambiamento oggi. Sofferenza c'è, però è un percorso che abbiamo affrontato e che stiamo affrontando da un po' di tempo. Cioè, Stefano parlava della virtualizzazione dello storage come il nuovo argomento, comunque l'argomento su cui ci si deve concentrare. In realtà aziende come IBM e altre, ma noi per primi, all'inizio abbiamo lottato per far passare il messaggio della virtualizzazione dello storage, che arrivava in parte parallelamente a quella che era la virtualizzazione dei server. Quindi è una trasformazione lenta ma inesorabile che ci porta a dover fare un lavoro di più che altro di approccio e di competenza interna, perché quello che è l'esigenza di mercato, quelle che sono le esigenze di business, sono chiarissime. Cioè, l'altro giorno, parlando con un gruppo di nuovi colleghi, è uscito questa importanza di dare un senso compiuto alla quantità non strutturata di dati che abbiamo a disposizione per renderla un'informazione utile e valida ai fini del business. E lasciami dire, questo è il riassunto, secondo me, più chiaro e espresso in un italiano molto semplice, in un linguaggio molto semplice, di quello che è il concetto del cognitive computing, che è diventato per IBM il nuovo argomento. Siamo passati dal cloud, dall'analytics, dal mobile, dal social e dalla security, che erano l'acronimo, il significato dell'acronimo CAMS, alla logica destinazione, che è appunto quella del cognitive computing. Quindi sì, ci stiamo lavorando, ci stiamo strutturando, lo stiamo facendo anche con un approccio alle tecnologie diverso di investimento. Cioè, quando parliamo di flash, c'è flash e flash, come diciamo noi. Spesso all'interno della definizione flash ci stanno tecnologie diverse, nel senso si parla di flash nel vero senso della parola, con capacità di performance davvero efficientissime, certo, e tecnologie diverse che comunque oramai rientrano nel calderone flash, con un investimento da un punto di vista della ricerca molto importante, perché poi anche all'interno della stessa tecnologia gli algoritmi di utilizzo di queste tecnologie ti portano delle capacità di efficienza molto diverse. Quindi certo, sì, ci siamo, è ovvio che siamo da un certo punto di dalla strategia dobbiamo essere proattivi, come dicevi giustamente tu. Quindi quando io dico alla fine dobbiamo essere capaci di disegnare una soluzione infrastrutturale che abiliti il nostro cliente ad essere pronto per quello che nemmeno sa che gli servirà domani, perché questo, no? Non lo sappiamo nemmeno noi. E dall'altro dobbiamo essere però in grado di offrirgli tutto lo scenario, e quindi quello stiamo facendo, come dicevi tu, con acquisizioni e con anche nuove scelte organizzative. Bene, Patrizia, allora prendiamo nota di questi dati, che poi magari ne discutiamo, sì, anche durante la nostra tavola rotonda. Stefano, io ti lascerei però concludere la presentazione, okay, molto velocemente. Qui abbiamo, sì, dei dati che ci dicono sì, lo prevedono, non lo sanno ancora, paritetici, e un 7 no. Ne ho preso traccia e poi durante il dibattito ne parliamo, perché comunque sta a indicare un certo livello di incertezza sempre sui budget da un punto di vista, ma dall'altro punto di vista anche l'idea che alcune indicazioni di centralità di questo tema, no, rispetto allo storage nello specifico, per il 2016 sono previste. Quindi, beh, insomma, è anche interessante, solo l'8% non prevede una crescita, esatto, quindi se lo vediamo dall'altra parte, cioè, al di là dell'incertezza, e va bene, poi magari anche chi partecipa al webinar non ha magari un dettaglio di visibilità sui piani, che, certo, che, però l'8% è veramente poco. È veramente poco, è veramente molto interessante poco come dato, certo. Vai, Stefano, dai, un paio di minuti e poi sì, tocca per iniziare. Allora, io ho ancora una carta, abbiamo visto insomma la zona in cui gioca la partita Flash, però vediamo qua un arsenale
di possibili scelte tecniche e sono tutte lineari e sono tutte da compiere in silos o in realtà c'è un'architettura sottostante. Allora, nella carta successiva ho proprio riportato, eccola qua, che il tema delle scelte architetturali, cioè la gerarchia dello storage diventa decisamente più complessa. Quindi oggi non solo un mega vendor come IBM, ma anche Data Group sono al tavolo e devo dire che qui diventa fondamentale il poter orchestrare queste scelte, perché da un lato abbiamo le nostre SAN, NAS tradizionali e quindi sono investimenti fatti, che devono essere salvaguardati, perché quando si parla di affidabilità, di tempi di risposta, di dimensionamento, tipicamente le scelte le abbiamo già fatte e stanno lì. Contemporaneamente, però, adesso andiamo in una nuova gerarchia in cui ci troviamo per i tapes le scelte già fatte, poi ci troviamo hard disk che sono ibridi, poi ci troviamo tecnologie flash e abbiamo sentito che anche cioè, ci sono varie modalità per misurare le performance del flash e bisogna essere capaci di entrare nel merito e salendo poi arriviamo a vari livelli di cache, a scelte sulle dynamic RAM che devono essere prese. Quindi abbiamo una grande varietà di tecnologie di storage all'interno di una singola complessa entità e poi se la gestiamo in modo virtuale questa entità viene gestita, no, via software Certo. e quindi qui è la vera sfida e molte volte le scelte fatte via software richiedono una capacità architetturale di progettazione che può essere fattore critico di successo. Molte volte le performance dipendono da come sono progettati i sistemi analitici sopra i dati, quindi poi da come bravi siamo nel modellare i dati, nel fare gli indici e nel fare il tuning poi di questo. Quindi si va dalla singola performance del singolo chip flash che va misurata, fino invece a come si scrive il software per rappresentare i dati, perché magari anche solo chiedendo, è una cosa che è banalissima, però molte volte è di moda oggi avere l'autocomplete su una forma di data entry, ma fare un autocomplete vuol dire che io devo scandagliare fino all'ultimo record database per andare a vedere quali sono le query più frequenti fatte. Quindi vado a spaccare tutti i silos del flash. Allora, come oggi modellare correttamente questi livelli architetturali è un altro tema importantissimo e qui il gioco deve essere fatto con dei giusti partner, cioè dei partner che entrano in un'ottica che va al di là del singolo silos tecnico, ma riescono ad avere una visione d'assieme al sistema. Quindi ci tenevo a concludere con questo, proprio per andare a dire oggi, no, grandi varietà di tecnologie e grandi responsabilità di scelte architetturali. Ottimo, grazie Stefano. Allora io lascerei subito la parola a Patrizia, però chiedendo alla regia di rimetterci una slide che secondo me può essere da sfondo di tutti i nostri ragionamenti e probabilmente anche dalle domande che arriveranno, no? Cioè quello che è il ripensamento dello storage in quest'era, no? In un'era di IT bimodale dove, eccolo qua, dove abbiamo sicuramente due viste che devono essere integrate ma che sono centrali per portare avanti una nuova modalità di gestione del dato e dell'informazione. Patrizia, dacci la tua visione non soltanto su questi punti ma No, rispetto proprio al tema anche mi tecnologico. aggancio anche all'ultima descrizione, all'ultima slide di Stefano e a quello che poi è il cuore della flessibilità di un'infrastruttura. Tutti gli elementi tecnologici sono abilitanti al raggiungimento di un obiettivo di performance, di scalabilità e di capacità di rispondere al business. Quindi le tape per una logica che li ha rese, stanno vivendo una nuova vita, quindi hanno Sì, altre capacità. I dischi tradizionali che comunque in alcuni casi sono assolutamente la soluzione migliore rispetto a quelli che sono gli obiettivi che si vuole raggiungere, ma correttamente diceva Stefano, il vero mezzo per abilitare un'infrastruttura storage a quelle che sono le esigenze di business è la componente software. Quindi non si parla più di hardware in senso stretto, ma si parla di software defined something. In certo. generale, noi abbiamo questo team anche di software defined infrastructure, ma se parliamo nello specifico dello storage, sono tutte componenti che ci permettono di offrire all'applicazione, al business, quello che in quel momento è quello che gli serve nel modo più trasparente possibile a tutti quelli che sono poi i cambiamenti infrastrutturali stessi. I livelli di servizio che una volta erano magari la prima voce quando si disegnava un'infrastruttura, adesso non li citiamo più, ma se non sei agile, se non sei resiliente, se non sei performante nel modo giusto e sicuro, comunque non rispondi. Quindi il software defined, con le sue caratteristiche di abilitazione di qualsiasi flessibilità di gestione del dato strutturato e del dato non strutturato, perché tra i vari
migliaia di connettori che abbiamo visto nelle prime slide, la quantità di informazioni che arrivano, non abbiamo perso anche la necessità di continuare ad analizzare il dato strutturato, come si parlava prima, tu parlavi di disegnare un database, non so chi l'hai detto tu, no? Cioè, disegnare un database sembra una cosa oramai arcaica, però in realtà in alcuni casi serve. Sono cambiati i database, quindi, no? E quindi ogni giorno devi imparare ad interfacciarti con un database differente. Quindi questo sicuramente è un elemento importante, e nel momento in cui passi in questa logica, devi cominciare a conoscere i workload, perché non puoi esimerti da sapere qual è il tipo di workload che stai gestendo. Non è più semplicemente ho dato dello spazio a un Certo. database. E di conseguenza elevi, quindi software defined storage, ma anche un orchestrator a livello un po' più alto, un po' che è limitante, che ci permetta di organizzare al meglio. E quindi la logica vera è, io poi posso avere tutte le Ferrari di questo mondo, e cito Luciano nel mio garage, ma se devo andare in montagna forse non ho disegnato la soluzione migliore. Quindi software defined, infrastruttura corretta e ovviamente un progetto che ti stabilisca una roadmap del dove tu vuoi arrivare con la tua infrastruttura. Quindi, Per fortuna esistono dei tool che esatto. aiutano a fare queste cose, perché se le dovessero fare soltanto le menti umane sarebbe complesso, no? Quindi per ognuno di questi argomenti, ovvero le specializzazioni dove il flash in realtà è il vero cosa che serve al come, no? È il vero come che serve al cosa, ci sono tool, quindi tool per quanto riguarda database tipo DB2 o altri tipi, per la virtualizzazione dei posti di lavoro, che sono altri ambienti dove il flash si sposa perfettamente. In realtà qual è il concetto? È che per fare delle cose che ti permettono di essere agile, dinamico, essere bimodale ormai è diventato lo standard, hai bisogno della tecnologia giusta. Per poter rispondere al problema dei costi è lo stesso, no? Cioè devi avere sempre la possibilità di progettare un ambiente che sia armonico. Non potrai mai avere tutto flash perché non serve, e non solo perché non avrai mai i denari sufficienti per poterlo fare. Quello che fanno le aziende come la nostra è aiutare il cliente a capire dove mettere una cosa anziché l'altra. Essere bimodali è la sfida realmente più complessa che hanno i clienti e che abbiamo anche noi. Noi lo dobbiamo essere tutti i giorni come lo sono loro, perché allo stesso tempo devi essere alla ricerca dello standard. Perché il futuro si dice che per arrivare a essere digitali prima devi avere tutto standard, se no è veramente difficile arrivarci, ma contemporaneamente devi personalizzare. Se non personalizzi rischi davvero di comprare la Ferrari per andare in montagna e non è il tuo mestiere, se poi devi fare anche dello sterrato. Quindi il tema è complicato per questo. Dico complicato e non complesso, perché a volte non è neanche risolvibile, bisogna arrivarci per approssimazioni. L'anno scorso è uscito un bel libro che suggerisco per chi non l'avesse ancora letto, è The Big Bang Disruption, che racconta delle meravigliose, ipotetiche imprese, start-up, che non hanno mai visto la luce perché non avevano calcolato l'impegno tecnologico che era necessario una volta entrati in rete. Per essere chiari, provare a immaginare un Facebook che non tiene conto del suo boom e di quanta tecnologia e rapidità necessita ti fa fallire l'impresa. Quindi Certo. puoi avere l'idea migliore della Terra, ma se non hai capito cosa metterci dietro. Qui c'è anche il cloud che aiuta, devo dire, per fortuna. Ecco, scusa Luciano, Prego. scusa un attimo. Quando prima parlava Patrizia di questo passaggio, no? Da una visione anche di carattere tecnologico infrastrutturale ad una più business oriente, no? Parlando di business centric storage, una cosa di questo tipo. Mi ricollego al discorso paradigma di gestione della slide che aveva presentato prima Stefano, no? Focus sull'infrastruttura, ma anche focus sull'informazione. Allora, il tema dei KPI, tu l'hai sfiorato, no? Cioè i key performance indicator che sono fino ad oggi stati molto prestazionali, molto architetturali, no? Oggi nelle aziende riusciamo ad avere una capacità di disegnare correttamente i business KPI per poter dare concretezza a questa dimensione dello storage orientata al business? Perché bimodale, io temo che ci sia ancora una grande separazione oggi rispetto a questo obiettivo. La risposta è sì, magari non sono a disposizione degli uomini informatici, no? Che in molti ambienti, specialmente quelli grossi, vivono in scatole stagne ancora, nonostante quello che noi ci diciamo, no? L'evoluzione è una cosa meravigliosa, ma spesso e volentieri la subiamo anziché governarla, no? Quindi questo è un fatto. La risposta è sì, certamente. Anche perché c'è un fatto che ha toccato prima Stefano, che secondo me è fondamentale, ed è la velocità. In realtà il dato fine a se stesso non serve a niente, lo sappiamo fin da quando eravamo ragazzi, no? Cioè, o il dato diventa fruibile, si trasforma in informazione, ci faccio delle cose oppure non mi serve a niente. Oggi di dati ce n'è fin troppi,
Il segreto sta nel capire quali sono quelli giusti, ma anche capire quanto durano questi dati. Sapere che io sono nato in una certa data e che mi chiamo in un certo modo serve quegli 80 anni, 90 anni che io spero di vivere. Ma la maggior parte delle informazioni che poi generano azioni di business durano niente, cioè durano oggi, durano pochissimo. Nelle analisi predittive si cerca di capire come fare a far sì che i dati storici diventino fruibili e possano portare business, ma in realtà i dati storici non sono dati che tu puoi fotografare e dire vabbè, questo dato mi va bene per 2 mesi. Magari un dato sì, ma la maggior parte dei dati no. Dopo pochi secondi quei dati lì non servono più. Un po' perché noi cambiamo idea grazie a tutte le sollecitazioni, noi clienti, noi utilizzatori di Amazon, facciamo un po' di pubblicità e di siti che ci profilano molto bene, ma un po' perché è la verità della storia di oggi, no? Quindi tanti dati e bisogna cercare i dati giusti. Tant'è che ogni tanto chiacchierando con clienti viene fuori il concetto di fast data anziché di big data, no? Perché e questo è uno dei veri problemi e del nocciolo. Ed è per questo che la tecnologia, e credo valga la pena sottolinearlo, ti possa abilitare. Anche lì, sempre la tecnologia ha abilitato il vantaggio competitivo. Fin dai tempi di Attila, che aveva scelto di mettere le staffe ai cavalli, fu il primo e ne trasse un vantaggio enorme, no? Da questo fatto. Quindi la tecnologia è sempre abilitante. In questo caso abbiamo contro la velocità, non abbiamo tempo per pensare, per cui bisogna strutturarsi. E le due strade sono una buona struttura storage, ancor più che server, condivido quello che abbiamo detto prima. Oggi scegliere i server è un po' più facile. L'IBM vende entrambe, quindi non me ne voglia se dico questa cosa. Oggi la vera difficoltà sta nello storage. E quindi uno è cercare di anticipare, due, disegnare bene. E qui è il ruolo degli integratori come noi, no? Che è quello che il cliente dovrebbe demandare. Già lo fanno i vendor, no? Che ci chiedono di dare una mano a fare questo. È proprio quello di azzeccare, perdonatemi il termine, la tecnologia giusta nel momento giusto al costo giusto. Flash IBM, ci siamo passati sopra, ma anche una caratteristica che è fondamentale. Se qualcuno dovesse chiedermi perché è meglio lo storage, i Flash IBM di altri, ma direi innanzitutto perché è un software che permette di trarre i massimi benefici da parte del cliente. E il beneficio è soggettivo, quindi non vale per tutti. Quindi non si può avere una tecnologia che va bene per tutti, o meglio, si può avere, ma bisogna personalizzarla. Anche qui bimodale, no? Se vogliamo, da una parte standard, dall'altra personalizzata. Ma è indispensabile perché non esiste un utilizzo che va bene per tutti. E devo dire che noi vendiamo molti brand, vendiamo anche concorrenza di IBM, e questo è normale, non faremo bene il nostro mestiere, ma devo dire che parlando di Flash, i casi che abbiamo portato sul mercato, e ne abbiamo diversi ormai, ci hanno fatto capire che la personalizzazione attraverso un software molto sofisticato che questa tecnologia ha è veramente vincente. Allora, io farei partire, chiedo alla regia di far partire il secondo poll che possiamo proporre, così abbiamo ulteriori elementi di riflessione. Poi vorrei fare più tardi però una domanda su come correttamente articolare un ruolo di vendor che parta dalla user experience e da quella user experience possa disegnare correttamente una soluzione tecnologica, che se ne fa tanto parlare oggi, però poi in realtà anche il modello di approccio di vendita di go to market non è così semplice da portare avanti in quest'ottica, no? Quindi questa è la prima domanda. Intanto c'è il poll, però scompaginerei un po' le carte chiedendo a Riccardo, che qui è con noi, il nostro giornalista Riccardo Cervelli, che diciamo fa da collettore delle vostre domande che stanno arrivando e interprete anche di una serie di analisi che dalle domande possono essere proposte ai nostri relatori. E ricomincerei, intanto che i nostri partecipanti votano, una domanda da proporre sia a Patrizia sia a Luciano. Vai, Riccardo. Sono arrivate diverse domande su diversi temi. Una, diciamo, evidenzia un po' così, diciamo, la giovinezza di questo argomento e quindi il bisogno di fare un po' di chiarezza. Ad esempio, un partecipante chiede, no, come si collocano i dischi SSD rispetto al tema delle tecnologie flash. Ecco, quindi magari c'è bisogno un po' di chiarire queste cose. Vogliamo rispondere adesso? Sì, cominciamo pure adesso. Lascerei a te la seconda e io risponderei alla giovinezza che è più compatibile col mio colore di capelli, se me lo permetti. In realtà non è proprio vero che stiamo parlando di una tematica così giovane. Questa è naturalmente l'evoluzione, qui siamo alla frontiera della tecnologia, ma quando avevo i calzoni corti, parlo di tanti anni fa,
Io ricordo una tecnologia che non era questa, ovviamente stiamo parlando di anni 80, quindi, che erano delle tecnologie, diciamo erano memorie allo stato solido, che si vendevano al posto dei dischi, avevano il grosso limite che in ogni caso le collegavi al canale, quindi non potevano avere le performance di oggi, ma tutto all'epoca non aveva le performance di oggi. E ricordo un cliente, lo posso citare, non c'è più purtroppo, perché era la Texid, che era la fonderia del gruppo Fiat, che rimase affascinata da un progetto che noi gli presentammo su questa cosa, ma non aveva i denari. Noi facciamo una cosa molto semplice, gli prestammo queste tecnologie, le montammo, le installammo, e poi gli ricordo che io dissi al CEO, all'epoca non si chiamavano CEO, era l'EDP manager, tienila, poi fra una settimana vengo e la spengo, no? E vediamo che succede. Non una settimana, 15 giorni. Siamo andati, l'abbiamo spenta e è successa una cosa bellissima, hanno trovato i soldi perché c'era la rivoluzione, gli utenti non volevano più fare a meno di questa roba, no? Che funzionava benissimo. Vabbè, questo è un ricatto bello e buono, dai, scusa. Beh, ma lui non aveva i soldi, poi l'ha trovati. Ha fatto re-engineering del budget, quello che oggi facciamo tutti i giorni. All'epoca era un pochettino più inusuale, no, se vogliamo. Quindi non è proprio giovane, no, se vogliamo. Questa ovviamente non è quella roba là. Questa è un'evoluzione pazzesca di quella roba là. Ma oggi è più importante di allora. Oggi è più importante di allora perché la velocità e l'imprevedibilità. Quindi è un nodo che a volte non si sa, come dire, sciogliere. Certo. No? Patrizia? Vado alla risposta sulla differenza, che in qualche modo la domanda è arrivata anche perché l'ho detto specificato, non volevo insistere sulla differenza di tecnologia, ma quando parlo di flash, c'è proprio questa confusione o questo utilizzo della definizione flash anche per soluzioni che si basano sui dischi e sugli SSD, quindi su tecnologia diversa. Non dico sbagliata e non dico, cioè, diversa, perché nasce da una logica di utilizzo differente e da un'architettura diversa. Quindi le flash hanno una logica di accesso all'informazione e al dato che è nuova, che è innovativa, che nasce da delle ricerche e dagli algoritmi di accesso ai moduli, casuale e non, nel senso che poi la capacità sta nell'avere l'algoritmo giusto per sprecare meno tentativi di IO, di utilizzare al meglio tutti gli spazi disponibili sui vari modi, rispetto a una tecnologia SSD che è molto più performante, ma che rispetta quelle che sono le architetture più vicine a quello che è un accesso ai dischi tradizionali. Quindi modalità diversa, il disco non ruota nel caso dell'SSD, cioè fondamentalmente per chi arriva come me dalle teorie e applicazioni, qua più o meno abbiamo tutti, consuma. Quindi hai una logica proprio diversa, la flash non deve essere continuamente alimentata, hai un accesso in modo diverso, hai delle performance diverse, come dicevo prima, e anche dei consumi differenti e anche degli spazi differenti, per cui la logica è che un device SSD io comunque lo devo andare a installare, a montare in un'architettura più tradizionale, quindi le stesse espansioni. Certo. Fondamentalmente migliori performance, decisamente migliori, se uno guarda anche solo teoricamente la differenza tra i millisecondi e i microsecondi, già anche per chi è generico e non vuole entrare nel dettaglio la si vede, e grandi risparmi sui costi, sia da un punto di vista del consumo energetico che degli spazi, perché nello stesso spazio fisico io, se utilizzo delle memorie flash, riesco a stare con una capacità decisamente maggiore. Certo. Quindi. Ecco, Riccardo, prima di un'altra domanda, chiederei però a Stefano, a Patrizia e a Luciano di commentare questi dati che mi sembrano interessanti. Ovviamente non hanno alcun valore statistico perché non possono averlo, ma allora, quali sono tra questi aspetti dell'evoluzione della vostra infrastruttura storage quello su quale investirete di più o sarete propensi a investire nel corso del 2016? No? Quindi un 45% sulla virtualizzazione, vabbè, software defined storage, ripeto, perché non ha un valore statistico, ci sta, però è un dato di attesa. Il tema della sicurezza, che è sicuramente alla base di ogni tipo di riflessione nella riproposizione infrastrutturale oggi, e questo sta venendo fuori veramente in tutti gli ambiti. La flash technology come tema interessante, ma come dire, di invalutazione, di attesa, no? E l'integrazione col tema del public cloud storage, interessantissimo perché Stefano, i sistemi informativi stanno cambiando pesantemente, questa è una bella risposta. No, difatti sembra tutte le frecce all'arco, adesso di là, dato che non c'è valore statistico, quello che emerge se si legge con un po' di distanza questo dato è che tutte le voci vengono percorse, quindi effettivamente stiamo facendo evolvere le nostre infrastrutture di storage utilizzando anche qui un'ottica bimodale.
sfruttando quello che ci può dare l'integrazione con il public cloud storage, quindi per quelle porzioni di dati e di workloads che vediamo possono essere e avere vantaggi quando godono di agilità, elasticità, contenimento di costi unitari, la scelta giusta è andare nel cloud pubblico. Per il percorso interno che va dalla virtualizzazione a garantirne la sicurezza, utilizzare tecnologie flash che per quei dati che abbiamo detto hanno bisogno di tempi di accesso rapidi o che sono molto utilizzati, vanno messi nelle memorie flash. È corretta, no? Quindi leggo un approccio bimodale. La domanda importante è che i due mondi, pubblico e interno, non devono essere separati, cioè deve essere, il progetto complessivo deve essere proprio una cloud journey, quindi bisogna essere capaci poi di capire che alcuni workload che oggi stanno là potrebbero tornare indietro. O alcune anche porzioni di dati potrebbero tornare indietro e viceversa, altri potrebbero andare. Quindi qui da questa domanda poi non si vede il percorso verso il sistema informativo ibrido. Certo, Non si Patrizia. vede software defined in queste Certo, percentuali. Cioè, questa è la eh sì. cosa, non mi stupisce perché io ho fatto lo stesso tipo di domanda durante alcuni eventi in cui si parla di software defined. E la percentuale di persone, anche all'interno di un mercato come il nostro, che non conoscono il significato della parola software defined storage, o non si pongono, cioè non lo mettono come elemento di attenzione. È simile, non ho mai trovato uno zero, almeno una mano si alzava, però tutto sommato qui la scelta è ne puoi scegliere una sola e quindi non c'è questa possibilità. Quando Certo, in realtà sotto tutti gli altri quattro punti, togli la flash che lasciamo dire è più tecnologico, quindi è un elemento abilitante alle soluzioni, senza il software defined non attivi la virtualizzazione, non attivi un percorso verso l'integrazione con il cloud storage, perché poi alla fine è quella la componente che ti permette di muoverti. E sottende a tutto il software defined storage il discorso di sicurezza, perché proprio nel momento in cui parli di virtualizzazione e di passaggio verso una soluzione cloud, se non hai la garanzia di essere sicuro, ovviamente non lo sei. Per cui non mi stupisce purtroppo perché l'ho già fatta questo tipo di analisi anche proprio durante riunioni e mi arrivava questo dato da dati internazionali delle presentazioni della mia azienda e dicevo no, è impossibile, parliamo di software defined veramente. Io Esatto, personalmente da tutto. tantissimo vedere questo zero, che però è, cioè, c'è, perché se poi guardo i punti importanti per tutti, c'è il software defined ma a insaputa, a nostra insaputa o Certo, comunque insaputa di altri produttori. Quindi Luciano? questa è la mia. Dunque, la prima considerazione che mi viene da fare è che abbiamo una platea di gente che ne capisce, ma non è adulazione, sono venditore, è vero, può sembrare, ma non è adulazione. E io sono felice della risposta D perché che ci sia un 10% di coloro che ci ascoltano che hanno, potendo scegliere una sola risposta, hanno Sì, no, scelto il certo. flash, è positivo. Io mi permetto di dire una cosa un po' diversa relativamente al software defined storage. Io credo che venga interpretato più una tematica che noi che proponiamo delle soluzioni dobbiamo avere ben in mente e dobbiamo cavalcarla più dei nostri clienti. Cioè, i nostri clienti fruiscono di quello che noi disegniamo, progettiamo, nel caso vostro costruiamo, anche se mi metto nei panni dell'IBM, che si cala all'interno di una filosofia di software defined storage. Quindi io non sono tanto stupito da questa domanda. Onestamente non la interpreto come non hanno capito, non è un tema noto, ma proprio perché secondo me. Io ne ho parlato con dei clienti, lo vedono come una cosa che dobbiamo declinare noi, no? Più che devono declinarla loro, in quest'ottica. Un Certo. filo mi stupisce così tanta virtualizzazione ancora, però Eh evidentemente pensavo fossimo un sì, po' più è avanti. vero, anch'io avevo fatto caso. Mi sarei aspettato un po' meno lì, no? Se vogliamo, e forse un po' più sulla risposta E, però bel Perché equilibrio. siamo comunque all'inizio di una fase in cui effettivamente i sistemi informativi, le persone, i sistemi informativi stanno cercando di capire come fare a flessibilizzare, no? Per cui le varie fasi hanno dei numeri importanti e tra la virtualizzazione c'è una necessità di cominciare a flessibilizzare, quindi all'inizio si parte da quello, ma lo riscontriamo anche noi in molti incontri con le aziende, andiamo per scontato alcune cose, in realtà il processo di flessibilizzazione è agli In inizi, cui c'è da evidentemente, completare, è assolutamente da sì. completare in questo momento. Riccardo. Ma in effetti ho trovato una domanda che un po' si ricollega con questo poll, no? Cioè, nella prima parte la persona dice che si trova in difficoltà, cioè che il suo reparto si trova in difficoltà ancora di integrare i nuovi ambienti virtualizzati con quelli preesistenti, no? Poi però chiede specificatamente quali sono gli elementi guida per integrare in modo efficace
il modello software defined storage in un'architettura hybrid cloud. Mm-hmm. Cioè, questa è abbastanza significativa. Quante ore abbiamo? Non lo so. Due parole. Stefano, farei ancora posso giro. Rispondere concettualmente. Posso rispondere concettualmente? Allora, se dobbiamo integrarci verso il mondo del cloud pubblico, dobbiamo andare a consumare risorse che sono esposte via software. Allora, se tu sei capace internamente di gestire via software le tue risorse, ti sarà più semplice. Quindi dal punto di vista concettuale devi essere salito almeno la capacità di gestire via software queste risorse. Tutti gli hypervisors tra di loro si integrano, hanno API, eccetera. Certo, se ne hai uno solo capace di orchestrare il tutto, ti semplifichi la vita, ma fai una scelta di vendor lock-in. Certo. E quindi questo è un tuo trade-off. Fortunatamente ci sono dei vendor che stanno approcciando e appoggiandosi su alcune scelte che diventano standard, altri meno, e quindi questo, diciamo, è il terzo elemento concettuale che mi sento di mettere sul tavolo per non alzare la palla a nessun vendor. Poi sentiamo. No, da vendor, io faccio il vendor in questo momento, saranno orgogliosi di me i miei colleghi, faccio il vendor. No, allora anche come vendor, come all'interno delle strategie di definizione di un'architettura di soluzioni software defined, uno degli elementi fondamentali è quello di avere dei connettori verso i fornitori di servizi cloud. Quindi non solo nel caso nostro, noi abbiamo un nostro servizio cloud di IBM, ma sappiamo benissimo che il mondo, così come i data center, non è tutto dello stesso colore. Quindi l'idea è avere una soluzione che permetta di collegare la soluzione on-premise, a prescindere dalla scelta che ho fatto. Ovviamente la base è che sia una software defined, perché altrimenti, e su questo siamo d'accordo, però avere la capacità di avere dei connettori, quindi un elemento in più da un punto di vista software che ti permetta di parlare i vari dialetti che ci sono nel mondo del cloud, che sono adesso, ce ne sono alcuni, domani ci saranno altri attori. Fondamentale è lo standard, quindi decidere di essere standard rispetto a non un prodotto ma a uno standard, che poi alla fine citiamo sempre gli soliti nomi eccetera, è quello che rende comune le soluzioni. Quindi la risposta è: scegli una soluzione on premise che sia abilitante a lasciarti la possibilità poi di collegarti a qualsiasi fornitore di servizi cloud sul mercato, e con questo intendo un anything as a service, non solo l'infrastructure as a service, ma uno può anche decidere di andare con la componente applicativa piuttosto che altro. Certo. Sì, la domanda racchiude la complessità dell'ibrido, no, se vogliamo. Poi teniamo conto che la fruizione di flash, o meglio la fruizione di quello che il flash può dare, lo si può avere anche in una modalità cloud, no? Quindi specialmente se io faccio un private cloud, me lo costruisco con la tecnologia che penso mi serva per fare le cose che devo fare. In realtà il cuore della difficoltà sta lì, no? Cioè, tant'è che qualcuno sostiene che il futuro ruolo del CEO sarà quello di fare un po' il broker, no? Cioè saper comprare le cose giuste nel momento giusto e più che altro capire laddove possono esserci delle trappole di lock-in, perché quello poi ti intrappolerebbero, no? Ma credo che si possa dire che quello che accade dietro le scelte che si fanno non è poi così importante, no? Perché ancora una volta io posso avere flash in casa, posso avere flash in un private cloud, public cloud non credo proprio che possa valere la pena, magari c'è qualcuno che un giorno ci penserà, però in questa fase forse non conviene. Ecco, io volevo proporvi, Patrizia e Luciano, una riflessione di questo tipo, e poi sentiamo ancora Riccardo e poi andiamo verso la chiusura, rispetto a questo flusso che si deve determinare oggi all'interno dell'azienda nel rapporto che ha col mercato. Intendo dire, se partiamo da un punto dal presupposto di poter garantire una user experience positiva, no? Cioè disegniamo sul tema della user experience, no? Un ripensamento organizzativo di processo infrastrutturale, no? Tale per cui si possa garantire questo tipo di risposta, no? Allora, se riusciamo a garantire questa filiera, questo flusso, non abbiamo anche una separazione tra un IT di serie A e un IT di serie B, no? Perché la parte architetturale, la parte business oriented è molto stretta per dare la user experience, no? Ecco, in questo scenario ottimale verso cui si sta tendendo e chissà mai quando si arriverà, voi che ruolo giocate come soggetti IBM da un lato e Data Group nella capacità di interpretare correttamente, al di là di vendere la soluzione, quella che è il disegno user experience oriented, business oriented?
Sì, no, e beh, poi mi aggancio. Io devo dire perché che abbiamo, esatto, noi spesso cominciamo dal fondo, no? È il mondo ideale. Sì, ideale. Nella pratica di tutti i giorni cosa accade? Il sogno di Amélie. Sì, sì. Spesso, no, spesso cominciamo dal fondo, cioè iniziamo a fare dei progetti con dei clienti e poi ci ritroviamo a risolvere delle tematiche, certo, che non avevamo all'inizio. E al cliente 2 gli raccontiamo quella storia, a volte facendogli anche pensare che abbiamo cominciato dalla A anziché dalla Z. Però la realtà è che noi mettiamo la nostra esperienza, o meglio l'esperienza che viviamo dai nostri clienti, a disposizione dei clienti. E il concetto del è meglio non inventare nulla, la ruota è già stata inventata, no? E quindi è meglio portare una right practice a un cliente dopo che magari l'hai già provata da un'altra parte. Noi siamo molto prudenti, devo dire, chi lavora con noi lo sa, credo che lo sappia anche IBM, cerchiamo di lasciare le invenzioni a chi può permettersi di inventare, ovvero i vendor, no? Che hanno la capacità e l'economia per farlo, e invece noi caliamo sul mercato le cose che sappiamo funzionano. Sì, però c'è una necessità, come dire, di disegno condiviso, no? Di ridisegno, che prima funzionava perché c'erano determinate condizioni competitive e organizzative, e oggi invece è molto più stressante quello di riuscire a capire qual è il disegno corretto architetturale a risposta di questa cosa. E lì il sistema integrato gioca una parte fondamentale. Sì, no? Il sistema integrato, direi che domani sarà l'unico mestiere del sistema integrato, no? Perché oggi c'è anche una componente, chiamiamola, di rivendita, che domani non avrà più un senso logico, se non altro perché non ci sono più margini, no? Questi signori, certo, sono molto bravi a non lasciarne più, ma, il vero ruolo del sistema integrato è questo. E beh, se no sembriamo troppo amici, no? E questa sarà veramente la partita più complicata. Ma devo dire che la difficoltà più grossa che incontreremo, che incontriamo e incontreremo noi System Integrator, è quella degli interlocutori. Per fare quello che dici tu, che è la via, non c'è alternativa, bisogna imparare, bisogna innanzitutto avere a bordo gente diversa. Noi abbiamo già iniziato da tempo ad assumere soggetti che non vengono dalla concorrenza e che a volte non vengono neanche dall'informatica. Purtroppo non siamo così bravi ad assumerne tanti, ma perché? Perché devi c'è una, è uscita una cosa quest'estate su una rivista che diceva una cosa strana per il mondo europeo, ma che in America funziona. Stanno aprendo gli stage a ragazzi dei licei, quindi minorenni, e gli fanno passare delle estati presso le aziende. Che cosa si porta a casa lo studente? Il fatto che può mettere nel curriculum l'aver fatto uno stage alla General Motors. Che cosa si porta a casa la General Motors? Il linguaggio, il vocabolario. Il vocabolario di queste cose qua, parlando di user experience, eccetera, è quello dei quindicenni. Sarà quello che oggi è quello dei quindicenni, no? Chiaro. Non quello nostro, neanche quello dei nostri figli. Dobbiamo imparare a fare questo. Questo è il nostro mestiere e noi stiamo cercando di farlo. Non è facile. Patrizia? Infatti avrei aggiunto questa cosa. Il problema è la nostra capacità di parlare un linguaggio diverso, che già oggi noi siamo stati bravissimi, abbiamo usato acronimi, però pochissimi, però devi imparare a parlare con altri interlocutori, che ultimamente, parlando appunto di user experience, non sempre te li ritrovi al tavolo quando cominci a parlare, non sempre sono i link che abbiamo come fornitori di infrastruttura, cioè la mia azienda è grande, quindi alcuni parlano ovviamente con... Però è difficile, è complicato, così come era complicato avere l'IT manager e il DB administrator una volta, adesso avere chi sa e chi conosce la user experience è l'uomo di marketing, non necessariamente, cioè l'uomo di marketing se parliamo di un'azienda di business verso l'esterno, ma verso l'interno può essere anche responsabile dell'ufficio del personale che si accorge che l'infrastruttura non è flessibile esattamente come questa. Certo. Questi interlocutori non li abbiamo quasi mai. Quindi è un problema nostro, ma è anche un problema dell'azienda stessa, che quando parla di infrastruttura pensa al team dedicato all'infrastruttura. Certo. Quindi siamo tutti in evoluzione. Chiaro, i famosi quindicenni ne abbiamo bisogno dovunque. No? Dovunque, certamente. Riccardo, concordo con te, è la cosa più importante se si vuole arrivare. Abbiamo tempo per due domande? Sì. Allora, veloci. Allora, la prima riguarda il tema degli skill, no? Nel senso, un utente chiede, visto che le aziende hanno dei team IT consolidati e produttivi per quelle che sono le esigenze attuali, come approcciare il problema dell'introduzione di nuovi skill, trovarli e gestire l'integrazione con quelli attuali? Ecco, su questo farei però partire, così voi ci pensate, perché non è semplicissima la domanda,
Stefano, perché a me interesserebbe molto, ma in modo molto veloce perché l'una dobbiamo quasi chiudere, la logica che ti ho già sentito portare avanti di come si struttura oggi un percorso di cambiamento di skill verso una logica di orchestrazione, no? La maggior necessità di saper orchestrare, avere una vista più end-to-end che non specifica di settore. Se lo puoi declinare un po', perché penso possa essere un viatico per la loro risposta. Mi leggo anche alle risposte che ho sentito, perché sono tutte dentro un framework. Cioè, da un lato abbiamo detto l'azienda oggi fa fatica a capire che c'è distinzione tra business e IT, perché in realtà il software sta mangiando i processi, sta mangiando tutto, sta mangiando i servizi, anche se hai prodotti, parli via attraverso software, quindi business e IT si uniscono. Dentro l'impresa chi gestisce l'IT cosa deve fare? Deve capire molto di business, declinare le scelte in una trasformazione, digitalizzazione d'impresa e governare scelte tecniche, quindi diventi un orchestratore. Dall'altra parte guarda cosa accade. Allora c'è un mega vendor che dice: guarda, noi abbiamo fatto queste scelte, ci siamo andati a comprare soft layer sopra, ci abbiamo messo Bluemix, insomma hanno messo in piedi un insieme di offerte di infrastrutture, i mattoncini elementari sono in pancia ai mega vendor, li metto a disposizione. E un system integrator dice: guarda, il mio mestiere sarà sempre più quello di fare le scelte architetturali, scegliere i giusti mattoni, abilitare quella trasformazione di impresa, quindi l'impresa governa, orchestra, il system integrator fa l'integratore di mattoni che non più sono on-premise, solo on-premise, ma che sono anche andare a prenderli da un patrimonio che i mega vendor devono mettere a disposizione. Minimo comune multiplo di tutto quello che abbiamo detto è la trasformazione di linguaggio, cioè tutti devono essere orientati all'obiettivo di business. Questa è proprio la presa diretta, non è più l'IT fine a se stessa e il business, ma è qualcosa in cui tutti si deve cambiare il modo di relazionarsi, cioè tutto business oriented. Quindi si lega questa visione proprio da quello che avete già detto, no? Luciano? Direi che è perfetto. Nel mezzo si può fare una cosa che può essere facile, no? Perché per i fornitori avere gli skill è fondamentale, perché se no non vai da nessuna parte. C'è un bridge che si può utilizzare, che è quello dei manager service, no? Cioè far fare a quelli come noi delle cose che oggi i clienti fanno in casa, in attesa di capire se ha senso fare il make o è meglio continuare col buy, no? Che oggi più che mai, e quella è una matrice fondamentale, scegliere cosa comprare e scegliere cosa fare, no? E qui ancora una volta, scusate se è prodomomia, ma il ruolo del system integrator è quello utile, no? Noi tutti i giorni siamo, certo, costretti, siamo anche felici di avere gli skill che servono, perché sennò non stiamo sul mercato. Quello è il nostro core business, mentre per il nostro cliente non è il core business, certo, no, se vogliamo. Certo. Riccardo? Metto insieme due domande che arrivano da due partecipanti che evidentemente lavorano in PMI e chiedono: la flash technology che valore ha per le PMI e se è abbordabile, è un investimento insomma che dà dei ritorni. Patrizia? La risposta è sì. La soluzione, la flash vista all'interno di una strategia, di un disegno infrastrutturale, quindi può essere che una singola appliance basata su tecnologia flash sia quella che serve all'azienda, può essere un mix di soluzioni basate software defined, ma sì, se ce n'è, se c'è l'esigenza, quindi il discorso è: cosa voglio ottenere, quali sono le mie esigenze di business, quali sono i miei tempi, nel senso un'azienda può essere piccola ma può avere un'esigenza per cui deve essere pronta a una certa ora del giorno, le famose rielaborazioni delle informazioni. La risposta è sì, i prezzi sono abbordabili, sono il vendor, quindi, però decisamente sì, perché se metto sul piatto della bilancia la giusta analisi di quello che è il ritorno dell'investimento, io ovviamente sì. Non è la tecnologia più economica del mondo, non è sicuramente quella in questo momento più economica, ma ripeto, si parte dall'esigenza di business, quindi quando quell'esigenza c'è, sicuramente sul piatto della bilancia c'è. Non stiamo parlando di spese improponibili anche per un'azienda piccola. Abbiamo fatto e ne abbiamo assolutamente di casi, se uno si collega ai nostri siti ci sono referenze anche di aziende veramente molto piccole. La prima flash che l'abbiamo venduta a una società che fa servizi per le SIM, quindi per il settore bancario, azionario, piccolissima azienda, sì, con una grande attenzione ovviamente all'informatica e un'enorme attenzione alla velocità. Quindi io credo che non sia mai un problema dimensionale, non è mai un problema della dimensione del cliente, ma del tipo di business che fa. Ecco, del tipo di business che fa. Questa cosa che ha detto Patrizia, secondo me, apre un tema
oggi interessantissimo che non possiamo naturalmente affrontare adesso, ma che io ho trovato emergere in molti confronti con le aziende utenti ultimamente, cioè quel tema della consapevolezza della giusta misura, no? Cioè la conoscenza del business significa anche riuscire a tradurre, ad avere una consapevolezza di qual è il livello e il tipo di investimento che devo fare correttamente parametrandolo a quello che è il mio business e la mia esigenza. Può sembrare scontato, ma era emerso rispetto ad esempio allo sviluppo software, no? All'interno delle aziende. Se io devo ricercare la software quality, è un percorso infinito, non finisce mai. Il livello di investimento è enorme, no? Posso continuare a investire e non raggiungerò mai la software quality. Stessa cosa dicasi in tema di security, per esempio. Esiste una sicurezza totale? No, non esiste. Qual è la mia consapevolezza? Non serve neanche forse. Qual è la mia consapevolezza del giusto livello della mia security in azienda? No? Quindi queste scelte, anche di tipo tecnologico, che sono disruptive oggi, devono basarsi, per non avere soltanto la percezione tecnologica prestazionale, ma di business, in quello che è il mio utilizzo. Quindi anche qua, nella scelta e nel rapporto con il vendor, è fondamentale sviluppare. Quello che dico e che dico da sempre, poi la risposta che mi veniva prima sugli skill è: ho iniziato quando la rete la usavamo in pochissimi e sono qui a parlare di software defined, quindi lo possono fare tutti, questo per far stare tranquilli i sistemisti nelle varie aziende. E l'altra cosa è che non siamo venditori di tecnologia, noi come vendor, come grandi vendor, come ci hai definito, mega vendor. Quello, il vero valore che porti è se sei in grado di dare una consulenza e quindi affiancare il tuo potenziale cliente, dico potenziale perché non tutti lo sono, nel trovare effettivamente la soluzione giusta. Quindi è vero che è un compito del sistema integrator, ma secondo me è il valore aggiunto che i mega vendor possono dare in questo momento. Non vendere la tecnologia solo perché sei misurato su quella in quel momento, ma perché è quella che ti permetterà di ritornare fra 5 anni dallo stesso cliente, dalla stessa persona, con quello che ci sarà disponibile in quel momento, perché diventi credibile, perché sei un partner nella sua scelta tecnologica. E anche voi avete, a voi in termini come vendor, un problema o una prospettiva di affinamento nell'orchestrazione dell'ecosistema dei partner per riuscire a declinarlo correttamente. Anche quello è un tema non banale. Va bene, allora noi ringraziamo i nostri partecipanti, i nostri relatori e speriamo di avervi dato delle informazioni, crediamo interessanti, su una prospettiva tecnologica che abbiamo visto ha forti ribaltamenti sul piano del business dell'organizzazione. Quello che io posso dire è, dal nostro punto di osservazione come 01, rilevare una decisa accelerazione nella consapevolezza delle aziende e nel dipartimento IT di potersi giocare una partita oggi sul tema dell'innovazione. C'è un tema di consapevolezza della necessità di un cambiamento, che deve essere un cambiamento di tipo tecnologico, deve essere un cambiamento nelle competenze, come abbiamo visto oggi, ma se vogliamo anche in una nuova cultura, no, che veda il passo dell'innovazione come centrale a un cambiamento che oggi vede nei modelli di business il riferimento digitale essere un riferimento primario. In prospettiva, per questioni generazionali, per questioni evolutive, il tema si pone nell'accettare o meno essere parte attiva di un processo di cambiamento e di innovazione. Il dipartimento IT può giocarlo se riesce ad affiancare alle competenze tecnologiche e prestazionali tipiche di questa parte fino ad oggi, quella vista strategica che oggi peraltro il mercato chiede, anche all'interno dell'azienda viene chiesto al dipartimento IT di poter compiere. Bene, noi ne approfittiamo anche per augurarvi buone feste, un buon 2016, perché è il nostro ultimo webinar 2015. Quindi andiamo in ferie adesso. No, magari. Buon lavoro a tutti e alla prossima occasione. Grazie. Grazie. Grazie.